col nostro inviato inauguriamo anche noi la direttissima volante Roma-Venezia-Vienna. La Carlinga è puntata sui colli albani. Si sta bene a bordo, mentre sotto le ali si srotola l'Italia, il Polesine recuperato. Ma poi, avvertiti dal marconista, guardiamo in giù. Lo spettacolo dell'Austria è quello di un nuovo Polesine di là dalle Alpi. A Vienna lasceremo i nostri compagni di viaggio. Dobbiamo visitare un paese che ha cambiato i connotati. Tremende ondate oltre le rive e le dighe. Sommersi campi e città dell'Austria superiore. Le piogge sono cessate, ma il Danubio ha raggiunto il colmo della sua furia. Truppe americane, pompieri e civili organizzano i soccorsi in una irriconoscibile geografia. Gli elicotteri cercano i luoghi più minacciati. Un quarto di Linz è stato evacuato. A Klosternburg l'alluvione dopo un minaccioso assedio prorompe per le vie, dovute a sgombrare una clinica di maternità. Questi volontari intenti ad alzare un argine saranno sorpresi da una recrudescenza della piena e salvati per miracolo. Sei finora i morti. A rendere più urgente la fuga si è aggiunta una raccapricciante invasione di topi d'acqua. Un ingegnoso sistema di scampo l'hanno trovato due piccoli sinistrati. Dopo la sciagura, il primo sorriso.